Andiamo ad Agnone, siamo nel Molise, vicino Isernia, per questo rito dell'andocciata. I riti ancestrali del fuoco sono una tradizione palpitante, custodita in ogni angolo d'Italia per il suo potente valore evocativo. Senza il fuoco la civiltà si sarebbe fermata all'uomo primitivo, ma qui ad Agnone il rito dell'andocciata assume un rilievo tale da collocare questa manifestazione tra le più importanti al mondo. 1200 torce, una vera e propria scia di fuoco attraversa la splendida cittadina di Agnone. 800 figuranti con i tradizionali costumi della civiltà rurale. Tutto questo è l'andocciata, una delle più grandi feste dei fuochi di tutto il mondo. Il paese molisano, che ha già conquistato il mondo con le sue campane, la fabbrica Marinelli è fra le più antiche, potendo vantare 1000 anni di storia, i nonni e i bambini regalano la cappa perché quando compiono 8 anni possano partecipare alla sfilata con i costumi tradizionali. Poi a dicembre la sfilata lungo il corso, 1 chilometro e 800 metri di fuoco, 1200 docce, chi porta 2 torce, chi 4, 8, fino a 10 torce, ognuna delle quali alta 3 metri. Sono fatte di legno di abete bianco con l'anima di ginestra, pesano e fanno fumo, ma i portatori sembrano danzare quando sfilano. Quest'anno, al suono della fanfara dei carabinieri, ha voluto presenziare anche il ministro della cultura per testimoniare l'impegno del governo a candidare l'andocciata a patrimonio immateriale.